squadra vera la Virtus Castelfranco, anche se contro la Lucchese si presenterà decisamente acciaccata, senza Beatrizzotti, Di Giulio e Cortese, tre pilastri per mister Chezzi, che dovrà dunque fare di necessità virtù. Ma sia chiaro sin da subito, questa squadra non ha nulla a che vedere, per esempio, con il Fidenza visto domenica, che ha un organico decisamente più scarso. Per noi è un test ad alto coefficiente di difficoltà, anche se il cammino degli emiliani sino ad oggi è stato più deludente rispetto alle aspettative. Reduce dalla sconfitta, forse non del tutto meritata, rimediata a Massa, il Castelfranco se la dovrà vedere contro una Lucchese lanciatissima dopo le 8 vittorie consecutive e il fresco primato in classifica. Al Ferrarini Pagliuca perderà Pecchioli per infortunio, ma acquisterà Zinetti, finalmente disponibile. Spetta al tecnico decidere se impiegarlo oppure no. Nel qual caso spazio a uno fra Ricco Bono, Lima e Discetti sulla tre quarti dietro alle due punte. Pagliuca stavolta non vuol concedere vantaggi agli avversari e in settimana ha mischiato le carte. Con qualche approssimazione proviamo a immaginare la formazione. Casapieri in porta, Zinetti e Specie, Calistri e Terlino in difesa, centrocampo con Aliboni, Nolè e Ghelardoni, Chianese sulla tre quarti alle spalle di Tarantino e Caboni, più o meno come contro la Termal, ma con un Tarantino in più, e scusate se è poco.